Ciao ragazzi, Jacopo di Italy, un video su preparazione ai colloqui. Sono un attimo in cucina che devo cucinare questi amici asparagi, prepararmi a pranzare e vi faccio questo video sulla domanda forse la più difficile che viene fatta spesso e volentieri ai colloqui e che trova la maggior parte di noi impreparati. E la domanda è la seguente. Di solito inizia con dimmi i tuoi punti di forza, che questo è facile, voi vi gasate, gli dite che voi siete super organizzati, super preparati, super in gamba. Poi una volta che vi hanno fatto gasare, vi chiedono adesso dimmi i tuoi punti di debolezza, le tue weaknesses. Questa è difficile come domanda e la risposta qual è? La risposta è come si struttura la risposta più che altro? Dovete dargli una debolezza che avete avuto relativa al vostro lavoro e come l'avete affrontata e risolta, perché gli dovete dimostrare che avete riconosciuto che voi non eravate bravi a fare qualcosa, può essere vendor management, può essere time management, oppure prioritizzare il lavoro. Gestire il vostro tempo, non lo so, qualsiasi cosa, gli dovete dire qual era il problema che avevate e cosa avete fatto per risolvere questa vostra lacuna, come l'avete colmata e come tuttora sì, state sempre attenti comunque a non cadere negli errori che facevate perché ormai avete capito come si risolve. Quindi l'obiettivo è quello, è fargli vedere che voi siete autocritici e il problema che avevate l'avete risolto. Piuttosto che dirgli, guardi, io sono molto timido, faccio fatica a gestirmi in situazioni di stress, e in effetti questa è la mia debolezza. No, questa è una risposta sbagliata, perché dovreste dirgli, visto che sono molto timido, mi sforzo a parlare con sconosciuti, piuttosto che ho fatto questo e quello per risolvere questo mio blocco, questa mia timidezza. Ecco, questo è un esempio stupido, però avete capito. Quindi scegliete una cosa rilevante al vostro lavoro. Fate un percorso di come l'avete affrontata e presentatela ai vostri interlocutori, ai vostri interviewers. Ok? Quindi questo era il video di oggi. Se avete bisogno di una mano con i colloqui, io offro anche comunque un servizio di consulenze di preparazione ai colloqui, oltre che alle solite cose, scrittura curriculum, cover letter, eccetera, eccetera. Quindi non esitate a contattarmi. Alla prossima, take care.